Ehi la ciurma, io sono Mazzatesta e benvenuti nuovamente in questo episodio di Book of Demons. Cioè non nuovamente in questo episodio, però nuovamente nella serie di Book of Demons, in particolare in questo episodio, che sarà di sicuro il più bello ancora mai visto, ecco, da tutti. Abbiamo sbloccato tra l'altro Archer e Mage. Rogue Mage. Ok, ma non ora. Dai, diciamo che continuiamo un attimo qua il nostro discorso con questo ragazzino qua. Direi che avevamo già fatto tutto, possiamo anche lanciarci direttamente nelle catacombe. Siamo a questo punto qua, siamo quindi quasi a The Cook. Allora. Cosa? Perché abbiamo sbloccato un achievement così a random? Comunque, stavo pensando che in realtà quasi quasi conviene. Quasi. Perché così è un po' bruttino. Se mi mettessi qua è già un po' più carino, ecco, esteticamente. Visto che c'è. Se no mi taglia di brutto così di netto. Un tempo che c'era il riquadro ancora poteva avere senso. Ma vabbè. Se poi disturba troppo lo metterò sopra. Facciamo un small. Ah, abbiamo sbloccato il livello medium. Facciamo medium, ecco, più o meno. Ok. Quest entrance. Progresso 5%, sì. Arriveremo a profondità 211. Cos'è sta roba? Corrupted Priest. Vediamo l'achievement che ci ha dato. Che cosa. Sblocca le partite di durata media. Ah, ok. Non oso immaginare la durata lunga quanto possa essere. Niente. Avventuriamoci in questo primo livello. Vediamo un attimino. Cosa? Mi avvicino un pochettino. Ecco, scusate il rumore. Perché sennò non vedo un caso. C'ho il faro qua che mi sta puntando in faccia prepotentemente. E allora non vedo poi lo schermo. Allora, nei Gossip in Town. Ah, beh, cioè, appena entrato già sparlano di me. Fast attacks anger some monsters. Such monsters heal themselves and have special attacks. The meter shows how annoyed the monster is. When left alone, the monster calms down. Frozen or stunned monsters won't be angered. Auto attacks alone won't enrage the monster. Ok, quindi suppongo che questo si arrabbi. No, questo no. Ce ne sarà. Ok, quello là, questo qua che sta arrivando adesso si arrabbia. Aia. Questa armatura che fa recuperare cuori è davvero molto comoda, devo dire. Qui ci sono tre stupidi gargoyle che mi salteranno addosso appena passo. Aia. No, vai, vai, via. Ok. Non è per niente. È facile. Porca miseria, dammi vita. Ok. Allora. Poi, chi è questo? Qualcuno di nuovo in realtà era. Ma già quanto misso con i gargoyle. È un. Non mi piacciono i gargoyle, mi creano sempre disagi. Oh, che bel calice prezioso. Aia. Aia. Via, damose. Un altro qua. Questa storia, ridammi il cuoricino, datemi un po' di vita. Ok,
Ok. Non mi è ancora ben chiaro quando si refilla l'affare, perché prima si... L'altra volta a un certo punto si era refillata una di quelle... di quelle fontanelle là. Però non ho ancora capito con che criterio recupera vita. Cioè, recupera... Sì, il liquido che poi usiamo per la vita. Cos'è? Ok, allora, là c'è l'uscita, abbiamo visto, no? Ah, via, 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 tiriamoli giù. Ah, sono veloci questi affari. Ne avevo trovato uno come boss l'altra volta, mi ricordo. Ah, l'uscita è già qua. E siamo a posto, ma è meglio esplorare bene tutto che non rushare, perché almeno... Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ci sono quattro oggetti che non abbiamo scoperto. Ah, si è riempita, probabilmente è solo questione di tempo. O forse perché una volta che abbiamo recuperato tutta la vita, c'è impossibile bere di nuovo dalla fontanella, insomma. Non lo so. Ah, più uno di mana, ok, non male. Allora, da che parte andiamo a esplorare? Qua c'è un'altra stanza, proverei ad andare qua su che... Ok, verosimilmente è un fondo cieco, infatti lo era. Ci manca ancora tutto da trovare, praticamente. Oddio, chi è questo? È un boss, eccola. Elemental Attacks. Oddio. Ah, se c'è un cerchio immune. Sì, vabbè, ho capito, ma mi sta... Miseria, mi sta facendo tanto di quel male questo tizio che... Tira giù questo, recuperiamo un po' di vita. Beviamo. Cos'è tutta questa vita che ha adesso? Mi ha messo le strette. Tiriamo giù lui, tiriamo giù lui, tiriamo giù lui, tiriamo giù lui, tiriamo giù lui. Ok. Mangia fortuna che siamo saliti di livello. Recupera i cuori. Ok. Oh, è stato impegnativo, eh. Potrebbe non essere male effettivamente con la carta da equipaggiare. Level up, cosa facciamo? Più vita? Direi più vita a questo punto. Ci siamo saliti un po' di mana, ma adesso ho meglio la vita. Oh no, ne abbiamo un altro qua da tirare giù. Porca miseria. Perché mi hai messo così tanto? Ehi. Ok. Crepa. Oh, ok. Là sotto c'è ancora uno stupido affare che mi salterà addosso, ovviamente. Ehi, 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 no, no, no. Via, 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 via. Ok. Vai, vai, via, ok. Ma c'è ancora un sacco di roba qua sotto. Non volevo bere, non volevo bere, non volevo bere. Ma cosa succede? Sì, porca miseria. Vabbè, cos'è una gangbang? Ah, sono morto.
ma di brutto, ci credo. Com'era possibile, scusate, sopravvivere a quella roba del genere? Bronze Prize, buonanotte, niente. Ma posso riandare giù? No, tanto qua buona parte li ho uccisi, devo tornare là. Da quello in fondo. L'unica cosa è che non ho niente di equipaggiato. Chi è quello stupido mago che mi è spawnato dietro alle spalle? Speriamo di sopravvivere a sta roba e recuperare il bottino. Ah, ho recuperato, ok. Buono. Tira giù questo pigliato che è stunnato. Tiralo giù, tiralo giù. Ma no! Non volevo andare avanti, non volevo andare avanti, non volevo andare avanti! Oddio. Ok, recuperiamo un po' di vita, però non so cosa ci sia qua sotto ancora, c'era un casino infernale. E poi? Una miseria! Oh, sti maghi mi stanno ben antipatici, eh. Ok. Qua non siamo neanche a metà dell'impresa. Chissà quando ad arrivare giù in fondo, cosa cavolo bisogna fare. Cioè, diventa la cosa più pazza del mondo. Cioè, non lo so davvero. Immagina più avanti come fare ad arrivarci. Ma non ti ricordo cos'è che li triggera questi cosi? Pensavo che una volta passato oltre, ma invece no, non è una volta passati oltre. E boh, sembra che si attivi qualcosa. Questo come si mi dà? Non è di Dream Came Full, ma perché il mana, sì, il mana l'ho usato solo per equipaggiare degli oggetti, quindi alla fin fine non ci va a servire. Cos'è che mancano? Due Corrupted Priest e Cursed Chest. Sì, oh, ok, Corrupted Priest l'abbiamo visto. Cos'è che è andato via quella barra? Però c'è una stanza qua sotto da aprire ancora, eh. Let's check the surroundings first. Perché dice check the surroundings? Perché non mi piace per niente il suono che sta facendo. Throw. Cursed chest vuol dire che è maledetta. Ci proviamo? Sapevo. Adesso mi viene dietro il mondo. Ecco. Via, via, via. Damos, vita, vita. Via, via, via. No, no, recupera vita, recupera vita. Ok. No. Ok, quindi probabilmente la cesta maledetta è legata a dei mostri che può spawnare. Magical card, rare and probably powerful card. The sage can identify it for you. Ok.
della roba che è stata buttata dentro, una runa del sole, ok. E è aumentato di una vita, ottimo, abbiamo fatto un clear level. No, però è dall'altra parte. Visto che scendiamo, però comunque non andiamo a in città per ora, anche se regenerates mana over time non mi interessa. Burning Axe, questo poi avrei potuto usarlo prima contro quei tizi tutti ghiacciati. Però quanto ma questa è un'abilità, no? Non è una cosa del martello. No, questa direi che la tengo se per caso dovessi scendere giù un'altra volta, insomma. Cioè, se muoio perdo gli oggetti. Proviamo ad andare avanti così, senza cambiare equipaggiamento. Ah, una pozione, molto buona. Cos'è sta storia? Ehi, ridatemi vita. Ma posso essere tutti qua? Porca idea, cosa? Non ho dei. Non ho niente ad area. Che cos'è? Windstorm, attack all your monsters in vicinity. Ok. Tanto non mi interessa, sono delle. Ma già, per tirare giù quello scudo, quanti cavoli. Picchiarlo. In realtà sarei curioso, se per caso ce n'è una che esplode, distrugge anche tutto il resto. Vai via. Fortuna che siamo saliti di livello. Farei ancora vita, perché siamo messi malissimo a vita. Qui tanto il mana non lo usiamo mai, quindi. Cioè, solo per l'equipaggiamento, ma non ho altro. Cioè, non equipaggerei altro al momento. Che cos'è sto gargoyle super mega power? Che strano livello. C'è qua dietro. Aia! Lo sapevo che c'era la sorpresa, lo sapevo che c'era la sorpresa, lo sapevo. E ridatemi la vita. Marrani. Sì. E poi. Lasciatemi un attimo in pace. Vado a riprendere un attimo vita qua. Ok. Vorrei fare un esperimento in realtà. Vedere se anche appena recuperata la vita posso recuperarla di nuovo la fonte. Oddio, chi è questo tizio? Assai bislacco. Rest in Pieces è bellissimo. Giaci in pezzi. Comunque penso di sì, perché ho appena preso alla fine la cosa, già me la dà di nuovo. Vuol dire che posso berla tipo all'infinito? O c'è un limite comunque?
Magari dato in base alla profondità di dove si è arrivati. No, non ho perso vita adesso. Porca miseria, se no non devo controllare. Beh, in realtà è meglio che non ho perso vita. Con quelli bisogna avere parecchio spazio per muoversi, perché... Ma dove sarà l'uscita vera? Forse di su. E qua sotto è solo un fillerino. Chi è sto gentaglia? Ecco, adesso ho perso 4 di vita. Vediamo se la fonte c'è ancora. L'ho usata 2 volte. Sì, c'è ancora. Ma è buona sta cosa. Vuol dire che alla fin fine le pozioni devo poi usarle solo quando... Non si vede il mana effettivamente, coperto da me stesso, però... Oh no, un altro boss, no. Tiriamo giù questa gentaglia prima. Dov'è andato? Ah, è qua, vabbè, meglio ancora. Si sposta quest'uomo? Ma mi sta facendo danno, che cos'è? Vabbè, meglio così. Possibilità di schivare danno dagli scheletri 20%, possibilità di stunnare quando sei colpito 20%, pozioni hanno più effetto 50%, ok, ma non mi interessa in realtà. Non mi sembra che ci siano degli artefatti così interessanti ultimamente. Ma vorrei capire se c'è un trigger da qualche parte per quei gargoyle. Spezzacuori abbiamo guadagnato, cosa ci dice? Distrugge un totale di 1000 cuori nemici. Ok. È un accidente di cui vado orgoglioso. Ma quello, stando là, non si attiva, però ecco. Forse passando vicino alle colonne, non lo so. Questo lo attiverò quando sarò troppo tardi, ecco infatti. Quella cos'era? Una linea di sangue che ha lasciato, tipo. Ok, qua ha fatto tutto. No, in realtà ha fatto tutto in totale, non c'è più altro, quindi la l'uscita dovrebbe essere su Ebon. Perché qua mi dice che non abbiamo finito tutto di esplorare? Cos'è che non abbiamo esplorato qua? Ma sì che l'abbiamo esplorato tutto qua e qua. Ma sì, c'è tutto. Questo buco, c'è un buco qua sotto. Non mi ricordo ci fosse prima quel buco, vabbè. Comunque no, abbiamo esplorato tutto. Dobbiamo solo salire in su di qua. Probabilmente a questo punto eravamo anche attaccati all'uscita, sì, infatti. No, ma l'ultimo colpo non gliel'ho dato io. È stato l'autoattacco. Aia. Non mi fanno passare.
Ridatemi la vita, ok. Ah, ma no, allora il 2 compare solo quando abbiamo visto tutto quello da aprire, insomma. Cos'è che è rimasto? Sarcophagus. Non abbiamo aperto un sarcofago, oppure sono tutti qua? A meno che non ce ne fosse uno all'inizio. Ah, qua è. Dovrebbe, c'era qualcosa che scintillava, quindi suppongo. Ah, sì. Ok, level clear. Proprio ottimo, abbiamo sbloccato il go down. In 26 minuti, mannaggia, è durato più di quanto non avessi immaginato. Ce la facciamo salire il prossimo avatar? Dai, sì, sbloccato. Voglio vedere come possiamo sbloccare il prossimo. No, siamo sempre beginner qua. Sì, li abbiamo uccisi tutti. Abbiamo preso anche 3 achievement. Ok. New avatar unlocked. E questo qua. Lemming. This looks perfectly safe. Sì. Impostiamo questo come nuovo. E change. Ok, sì, possiamo cercare il corvo adesso. Oppure possiamo cercare la rana paranoica. Always check tomb said with si è messo tutto in disordine. Always check tomb says with vabbè. Allora, questo costa 6600, questa qua costa 7260. Questo dobbiamo avere il libro 3 o il libro 5, che non abbiamo ancora, perché non sono ancora usciti, quindi... Però ce ne parecchi del libro... Your avatar cap cannot increase until the next return to game... game is released. Ah, ok, quindi questi qua sono poi quando ci sarà il secondo gioco, non sarà rilasciato il secondo gioco. Ok, e ce ne sia del primo che del secondo che via dicendo. Comunque sì, va, facciamo che mettiamo il corvo come prossima ricerca, va bene. Ok, allora sì, torniamo alla città prima di concludere il video, che sta già sta durando parecchio 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 parecchio. Allora curiamoci con healer. Kids, we used to sneak into the cathedral and bother the monks in the scriptorium. Poor guys were completely helpless and couldn't even yell at us until they chased us outside. Those were happier times. But now, with all the evil creatures down there. Remember the smith? People think he left because of the fortune teller. But I know the true story. You see, a monster snatched his wife and son and dragged them into the dungeons. He followed them and found a terrible place. A kitchen where demons cook human flesh for their master. Can you imagine seeing your loved ones prepared into a stew? Or even worse, black pudding? He managed to come back and tell us all about it. But his mind was unhinged by grief. The next night, he vanished for good. Secondo me il cuoco quello che dobbiamo andare a sconfiggere è appunto questo. Finally. A challenge and a chance to use my knowledge for the good. These mystical cards aren't used to cheat and get money from the hopeless and naive, so of course the fortune-telling woman knows nothing about them. However, the true scholars of the arcane, like the hermits of the eastern wilds, sometimes pass their secrets to those they deem worthy, like myself. You should know that despite their modest look, such objects can hold powerful enchantments with remarkable properties. Still, as long as their wondrous attributes remain unknown, they are completely useless. Consider yourself fortunate, as I will identify them for you. Ok, si ci propone di identificare le carte. Allora, cosa abbiamo qua da identificare?
1000 costa da identificare, vabbè, paghiamo questi 1000. Ma ce l'abbiamo già! Ok, abbiamo preso un achievement, siamo pieni di achievement. Un altro slot, ma non lo voglio un altro slot. Ah, ok, possono essere delle varianti migliori. Ok, vediamo un attimo quindi. Noi abbiamo... Ok. Abbiamo la variante magica. Ah. Che cambia. Questa fa 3,25%, 3,25%. Ah, è cura! Ah, quando viene utilizzata. Che storia, upgrade. Cosa possiamo... Skeleton Belt, possiamo upgradare Remedy o Health Potion. No, I can Qualcosa see che your ha da dire. future is Upgrade, change, very card, bright. fusion, sirens. No, ok. E qua cos'è? Ah, il I see Magical already. Cauldron. Però cosa abbiamo dentro? Abbiamo un Bronze Prize, un Silver Prize. 2 life, 3 mana. Direi di no. Vorrei tenere i soldi da parte più che altro per la Golden Key, di Terrible cui non pain. so che cosa sia. Cioè, non so proprio cosa sia la Golden Key. 25k, ci mancano ancora 10.000, però How can I help potremmo you, my arrivarci. friend? Death Rage, questo costa 100.000. Porca miseria. È davvero parecchio caro. Comunque, io direi che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io mi chiamo Mazzitessi e vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao!